È il terzo anno che attuiamo l'Open Day, che sicuramente è un momento di conoscenza vincente perché? Perché ci fa intervenire qui nella nostra sede persone che magari non ci conoscevano. E nel momento in cui i docenti, così come stanno facendo adesso, illustrano le loro iniziative, le persone vengono informate a priori e quindi decidono se iscriversi o meno alla nostra attività. Quest'anno la gamma delle proposte è vastissima, ci sono i corsi mensili, ci sono i corsi che invece durano tutto l'anno e ci sono, replichiamo ancora una volta, i venerdì culturali, durante i quali vari esperti vengono a proporre i loro argomenti di natura più svariata, di natura legale, medica, artistica, la presentazione di qualche libro che trovo molto interessante e tant'altro. A questi venerdì culturali possono assistere anche le persone non associate nostre, quindi cerchiamo di incrementare anche di portare un po' la cultura al di fuori della nostra associazione. Poco fa con gli amici del teatro abbiamo dato un saggio di quello che riusciamo a fare. Noi siamo degli amici, ci siamo conosciuti qui all'Università delle Tre Età di Frosinone da qualche anno e frequentiamo un corso di teatro per amatori, chiaramente assolutamente non pensiamo di essere i grandi del teatro italiano, però la cosa importantissima è che ci divertiamo, e tantissimo. Poi vi svelo un segreto, normalmente noi siamo molto più bravi quando non abbiamo copione, senza copione ci inventiamo le battute più divertenti. Ridiamo noi e sicuramente ride il pubblico. Durante la rappresentazione di fine anno, eravamo sul palcoscenico di un paese qui in provincia di Frosinone, e uno di noi ha completamente dimenticato le battute, vuoto di memoria. Succede a chi fa un po' di teatro, specialmente noi che non facciamo mai teatro, succede. Ci siamo per un attimo persi. Abbiamo inventato tutte le battute. Tanto è vero che il suggeritore, datore di luci che doveva seguire la scenetta secondo copione non ci ha capito nulla, quindi accendeva, spegneva in tempi completamente diversi. E questa è la dimostrazione del grosso divertimento che proviamo a stare insieme. Quindi è un invito a voi interessati alla cosa, ma soprattutto per divertirvi, venirci a trovare e restare nel gruppo. Beh, a questo punto io direi di chiudere il sipario. Buonasera a tutti.